Ciao a tutti amici di TecnoAndroid, quest'oggi ci troviamo di fronte alla Peugeot 308 BL PureTech 130 cavalli nella versione GT Pack. Come possiamo vedere, già un'auto estremamente cattiva, con un muso totalmente rivisto e molto giovanile. Prezzo di partenza comunque di poco al di sopra dei 30.000 euro, scopriamolo insieme subito dopo la nostra sigla. Partiamo subito dal prezzo, che è una delle cose sicuramente più interessanti di quest'auto. Dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, si parte da 28.470 euro per la versione Allure, quindi la base. La nostra versione è quella già più evoluta, il GT Pack, che ha un prezzo, così come la vedete, di 33.670 euro. Parlando di design, potete vedere il design è fortemente rinnovato rispetto alle versioni precedenti e mostra in bella vista, grandissimo, il nuovo logo di Peugeot, completamente rivisto e molto molto più cattivo rispetto al passato, con questo frontale veramente da auto GT, quindi Gran Turismo, molto molto sportiva. Per quanto riguarda le dimensioni, abbiamo 4,36 di lunghezza, 1,85 di larghezza e un'altezza di 1,44, quindi piuttosto bassa, un po' più lungo del suo segmento come lunghezza e come larghezza in linea. Il bagagliaio è da 412 litri e complessivamente quest'auto è molto maneggevole in città, nella guida cittadina, anche se a livello di parcheggi si ha qualche difficoltà rispetto alle auto del segmento A di più piccole dimensioni. Questa comunque rientra già nella categoria del segmento B, quindi ci può stare. Ma veniamo al motore, che è una delle cose forse più interessanti di quest'auto, insieme agli allestimenti interni e la parte un po' più tecnologica. Questo motore è un 1200, quindi cilindrata 1230 cavalli. Nonostante sia così comunque un po' piccolino, è veramente grintoso e gli sprint non sono affatto male. La velocità massima è comunque di 210 km/h con un'accelerazione da 0 a 100 di 9,7 secondi. Alimentazione naturalmente full benzina. Design sul retro, che è altrettanto cattivo come il design sul fronte, con questo gioco di luci molto bello e la scritta GT a richiamare, per l'appunto, che questa è la versione GT Pack. Doppia presa stile scarico nella parte più bassa e bagagliaio, come vi accennavo prima, da 412 litri, pienamente in linea con il suo segmento di mercato. Naturalmente il doppio scarico è finto e andate a vedere, ce n'è solo uno nella parte anteriore. Ormai c'è questa tendenza a far sparire dall'estetica delle auto, per una questione di finto ambientalismo, gli scarichi, però qui vengono ripresi solo dal punto di vista estetico per dare un look più aggressive. Parlando di scarico, parliamo di consumi. È un Euro 6D, quindi l'ultimo in materia di consumi dal punto di vista ambientale. Come consumi siamo intorno ai 18-19 km per litro, quindi circa 5,6 litri ogni 100 km. Consumi pienamente nella media, ricordiamo, non è un'auto ibrida, ma è completamente full benzina, quindi non sono particolarmente malvagi. Con quest'auto riusciamo ad arrivare intorno ai 600-650 km con un piede. Una delle cose che ho apprezzato poi di quest'auto, e non tutte le auto ce l'hanno, ricordiamolo, abbiamo le migliori da questo punto di vista, sono appunto Peugeot, Renault e Tesla,
è l'avvicinamento al veicolo e l'apertura automatica dell'automobile, con apertura automatica anche ed elettrica degli specchietti. Come vedete, dal punto di vista estetico, anche lateralmente viene ripreso il nuovo logo di Peugeot e vi è una dinamica molto sportiva. Cosa che si vede anche dai cerchi, che sono ruote anteriori e posteriori in lega leggera da 18 pollici. E ritornando nella parte anteriore, c'è da dirlo per forza, i fari principali sono elissoidali con anabbaglianti a LED e abbaglianti LED. Un effetto e dei giochi di luce, soprattutto in notturna, veramente intriganti. Bene, ma abbiamo visto, da fuori è intrigante e giovanile, lo sarà anche all'interno, scopriamolo insieme. Iniziamo dicendo che l'ingresso è molto stretto, come potete vedere sono 1,76 e comunque devo abbassarmi, quindi ha un baricentro molto basso, molto sportivo, e lo stesso il volante, quando uno esce rimane un po' agganciato. Certo, è regolabile, però bisogna fare un po' gioco forza, perché se no non si vede il display. Tra l'altro, il volante, non so se lo sapete o ve lo ricordate, è uno dei punti di forza secondo Peugeot, perché è un volante di piccole dimensioni, un po' più simile a un joystick rispetto alla media, e aveva ed ha ancora lo scopo proprio di far vedere il display. Bene, siamo all'interno. Come vedete, il volante comunque è qualitativamente molto elevato dal punto di vista dei materiali. Il logo viene riproposto, questa volta un po' più piccolo rispetto all'esterno, volante piccolino, display che poi vedremo in seguito totalmente 3D, scritta GT che viene riproposta qui, è un po' questo design futuristico, tendente comunque sempre allo sportivo, di tutta la plancia, con materiali che sono quasi ovunque plastica, però plastica quasi ovunque di qualità. Qui poi, tra l'altro, è anche lateralmente, qui fino ad arrivare proprio sotto al volante, vi sono delle rifiniture sì in plastica ma carbon look, quindi che vanno a simulare la fibra di carbonio. Qui sempre plastica ma va a simulare la pelle. Vi posso assicurare che comunque l'effetto scenico, visto il prezzo comunque di quest'auto, è davvero interessante. Questa versione, la GT Pack, se vogliamo un ulteriore optional, per 950 euro è possibile avere il tettuccio apribile. Tettuccio apribile in maniera manuale, quindi non elettronica, è comunque molto ampio, arriva quasi alla parte posteriore, copre la metà dei sedili posteriori. Un'altra cosa bella di quest'auto, che sembrerà banale ma non tutte le auto hanno in questo segmento di prezzo, è il freno di stazionamento automatico e anche questi sedili che sono in finta pelle, anche qui plastica ma di qualità, si chiamano Nappa Nero Mistral e hanno questo stile avvolgente molto sportivo. Venendo invece all'infotainment dell'auto, troviamo questo design del display molto spigoloso, molto sportivo, un display ampio tuttavia ben risoluto, con delle transizioni tra i vari menu molto giovanili, forse un po' lente quando si è in movimento. Questa transizione, questi piccoli secondi, possono destabilizzare un po' quando si è alla guida. Tutto molto digitale, funziona bene o male tutto bene, naturalmente c'è Android Auto, Apple CarPlay, e vi sono nella parte bassa dei pratici comandi comunque fisici, che servono soprattutto per gestire il lato clima piuttosto che per avere le quattro frecce e aumentare o diminuire il volume. Qui pulsante nella parte più bassa, pulsante di accensione, così come una serie di altri pulsanti tutti fisici per il cambio, le marce, che poi sono presenti anche sul volante con il cambio a paletta per poter inserire le marce manualmente.
Ritornando sempre qui, troviamo poi la possibilità di andare a mettere l'auto nella modalità di guida preferita, che è quella ecologica, sportiva o normale. Cambia poco, se non per l'appunto una leggera spinta per quanto riguarda le prestazioni in modalità sportiva e una leggera riduzione dei consumi in modalità eco. Qui troviamo una doppia borraccia, naturalmente ingresso USB Type-C in questa parte, con possibilità di connettere lo smartphone mediante Android Auto. Quindi io solitamente l'ho sempre connesso a Android Auto e non ho avuto problemi. L'auto che tuttavia ha provato anche il mio collega Francesco, che con Samsung Galaxy S22 Ultra invece ha avuto diversi problemi in modalità wireless. Io con Vivo X80 Pro zero problemi, quindi potrebbe essere un problema legato al dispositivo utilizzato. Venendo a Android Auto e Apple CarPlay, vediamo Apple CarPlay che si apre con la solita transizione, si vede molto bene questo display, lo dicevo già prima, è comunque bene o male anche Apple CarPlay piuttosto che Android Auto funzionano bene senza grossi impuntamenti. In questo caso siamo in modalità wireless. Ho collegato Apple CarPlay per farvi sentire un po' di musica no copyright e farvi ascoltare come funziona, come si sentono queste 10 casse della Focal più subwoofer che sono per l'appunto qui presenti. Veniamo alla guidabilità di quest'auto. Come vi dicevo, in città si guida molto bene. Questo volante più piccolino permette di far vedere tutto il display dall'inizio alla fine. Solo la scritta Peugeot in basso è un po' meno visibile, ma questo display, almeno personalmente, non tanto nei colori, questo verde è un po' troppo acceso per i miei gusti, però mi piace tantissimo perché dà un effetto stranissimo, personalmente quasi mai provato su delle auto, un effetto un po' tridimensionale. Questi numeri sembrano in rilievo, voi da adesso al video non si vede tanto, ma vi assicuro che l'effetto dal vivo è veramente impressionante. Non so come altro spiegarvelo se non che si ha questo effetto di profondità tra i numeri e il tondino, la sfera nella parte posteriore, appunto dietro ai numeri. Rivenendo alla guidabilità, come vedete, va abbastanza bene. Adesso siamo in modalità eco, ma premendo il pulsante che vi facevo vedere prima, sul display appaiono le varie modalità: eco, normal e sport. La modalità eco, adesso sto premendo al massimo, comunque l'acceleratore permette di avere uno sprint piuttosto interessante. La modalità sport invece parte già cattiva sin dall'inizio. Mettendo in modalità sport, il sound del motore cambia leggermente, l'avete sentito, anche andando a bassi regimi, e cambiano anche i colori. Sono un po' casuali, devo essere sincero, non è mai lo stesso, tipo il normal solitamente è azzurro nel menu di selezione, ma poi diventa verde nel menu normale, stessa cosa per l'eco, e solitamente lo sport è totalmente blu, anche se poi alle volte è verde anche nel menu di selezione, e con questo richiamo alla scritta verde anche qui sulla scritta sport, però solitamente per l'appunto è blu, quindi i colori comunque cambiano. Sicuramente lo preferisco in questa colorazione. Bene, siamo giunti alle conclusioni di questa Peugeot 308 BL in versione GT Pack. Cosa ne pensiamo? Beh, un'auto sicuramente solida per un pubblico quasi esclusivamente giovanile, dall'ottimo rapporto qualità-prezzo.
tutti ed è soprattutto un'auto che piace per la sua estetica. Se siete alla ricerca di un'auto bella esteticamente e molto cattiva, quest'auto fa sicuramente al caso vostro. Se volete maggiori dettagli li potete trovare nella nostra recensione completa, il cui link vi lascio in descrizione. Alla prossima, un saluto a tutti da Gianluca. Ciao!